Fratelli d'Italia Abruzzo, come già annunciato durante i congressi provinciali, ha presentato oggi con le conferenze stampa nelle circoscrizioni di Pescara e Chieti le liste delle proprie candidate e dei propri candidati per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo. Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio, ha affermato il senatore e segretario regionale Etelvardo Sigismondi. Siamo fieri del lavoro svolto nella costruzione della lista, commenta ancora. Abbiamo composto un'importante squadra che affiancherà la candidatura del presidente Marco Marsiglio, presente oggi in conferenza sia a Chieti che a Pescara. In questi anni sono stati conseguiti rilevanti risultati dal governo regionale grazie a un'azione incisiva che riteniamo fondamentale per la crescita dell'Abruzzo, far proseguire per il prossimo quinquennio. Sono liste importanti, forti, competenti, all'interno ci sono molti amministratori proprio per dare valenza al lavoro che è stato fatto negli anni sui territori, persone che conoscono bene le esigenze degli abruzzesi, ma dentro le nostre liste ci sono anche persone che provengono dalla società proprio per allargare a quelle fette della società che noi vogliamo portare in Consiglio regionale. Lei ha detto personaggi che sono inseriti nel territorio. Assolutamente sì, la forza di Fratelli d'Italia è proprio questo, il radicamento sul territorio. Noi vogliamo portare tanto Abruzzo, sia i comuni al di sopra i 15.000 abitanti che sono rappresentati nelle liste, sia i comuni delle zone dell'entroterra, dei piccoli comuni, proprio perché le nostre liste devono essere l'espressione dell'Abruzzo, devono essere, come dire, l'Abruzzo più bello, l'Abruzzo che non dimentica nessuno, e per questo le nostre liste sono state costruite proprio partendo dal territorio, tenendo presente di voler rappresentare ogni parte del nostro Abruzzo. Nella fattispecie oggi presentiamo le liste di Chieti e di Pescara, nelle prossime settimane anche quelle di Teramo e L'Aquila. Ed eccoli i candidati per la circoscrizione di Chieti: Paolo Bomba, assessore comunale di Lanciano, Nicola Capitali, assessore regionale, Carra Di Biase, capogruppo in comuni a Chieti, Tiziana Magnacca, presidente consiglio comunale San Salvo, Francesco Prospero, consigliere comunale di Vasto, Antonio Tavani, segretario provinciale Fratelli d'Italia di Chieti, Franco Vanni, capogruppo comune di Ortona, Carla Zinni, vice sindaco di Casalbordino. Sono 7 invece i candidati per la provincia di Pescara: Deborah Comardi, ultima arrivata dalla Lega, e Pasquale Cordoma di Montesilvano, l'assessore pescarese al turismo Alfredo Cremonese, gli uscenti Leonardo D'Addazio di Penne, Luca De Renzi di Pescara, Manuela Di Fiore di Scafa e Lucia Travaglini di Città Sant'Angelo. Mi preme evidenziare come Fratelli d'Italia è il primo partito d'Abruzzo a presentare le liste, frutto di un lavoro che è iniziato da tempo, perché l'appuntamento per le regionali è un appuntamento fondamentale per gli abruzzesi e Fratelli d'Italia voleva arrivare pronta.